Ciao a tutti del TTG, sono qua con Rimo che ha vinto il The Golden Tournament con che mazzo? Il mazzo più forte, Drago. Con Dragon Link? Inizio subito con la profile. Com'è andata prima in Svizzera? In Svizzera ho chiuso 5-2 e sono partito con 6-2, sì, io sono partito con 0-1, perso da Necrovalle, poi dopo Shifter, Dragon Colled, però... Ok, vediamo allora la decklist. Allora, ho giocato Drago, iniziamo con il reparto standard e rock, vabbè, nulla da spiegare. Come giocavi due Ups? Due Ups con due Synchron per il grind, magari c'è chi lo chiede. Tre Seifert e un BMD come normal, non abbiamo giocato Chamber perché occupava troppe slot e erano due brick, le Tiding. C'era utile solo come out tamine. Esatto. L'abbiamo sostituita. Mono Redmed, searchabile di lui e per quando ti fanno Seal è fortissimo. Nibiru con Seal e due Rock che è fortissimo. Poi vabbè, l'Engine Chaos che è ciò che rende il mazzo senza senso, non c'è manco da commentarle queste carte. Quick Launch, è Teleport a 3. E poi abbiamo giocato un Reborn e due WLG come Extender e questi qua sono importanti, non tutti li giocano e servono per forza per Enforcer, perché le persone appena fai normal ti fanno Enforcer sulla normal e con queste qua estendi e quando vai per primo sono fortissime in generale e quindi sì, cioè sono must well. L'unica roba di queste, cioè una cosa che noi non abbiamo fatto, è che potresti giocare una tra Chamber e Brotauro semplicemente per dar sì, valio a questa con Ravine. Sì, perché sinergizza con loro con Ravine in caso le cose. Così hai una play più forte, esatto. Poi vabbè, le mono Finspell. Perché non hai giocato Terra Fogli? Perché le pescavo troppo, le pescavo già. Io l'avrei detto. Mina? Vabbè. Le Flexpot sono 3 Nib, 3 Veiler, 3 Droplet e 3 Imp come Entrap. Sono le migliori, per me in scala... Sono queste in ordine, queste qua sono le più forti, queste qua vanno in ordine. E vabbè, non c'è da commentare, Nib è troppo forte, questa mazza ha l'abile di Ruler, stesso motivo di Veiler. Mono Order, la 41esima, proprio lei. Ci ha rubato solo due game, solo, il principio è per Mina, avere un out nel main in caso qualcuno... Provi a decautarti. Sì, esatto, uno è coraggioso, pensa che non giochi Chamber, effettivamente è vero però. 41. Extra, vabbè, tutti i link draghi, i ratio sono quelli, perché questo qua è uno, sfortunatamente. Loro due perché è una play figa. Questo e questo sono troppo forte, e adesso che Access Code è stato reprintato, prendetelo e giocate lui insieme, è troppo forte con Fizz. Troppi game rubati solo con sta play. Carta più forte della storia, troppo sbagliato. Savage, lui il Chugaluz, perché fa Dark Hole, non per il time ovviamente. E un Othred perché è facile, e Sanafond perché il mazzo, già dalle War Legacy da Reborn si può capire che il mazzo ha un po' di problemi con a gestire Enforcer. E sta carta qua è fortissima, gestisce Enforcer da dio. Anche contro PK. Sì, contro molti matchup, te finisci con questo, anche se ti fanno Nib. E finisci con lui in difesa, giochi attorno a Droplet, Dark Ruler e non possono giocare loro. La puoi usare anche in modo offensivo perché se fai quella sono costretti ad attivare tutte le porte dal cimitero. Esatto, per baitare le interrupt e poi chiudere. Fa un muso con gli anni. Sì, bello Gross. Gross Fest. Poi vabbè, la side, 3-3, driver, fortissimo. Una domanda. Sì. Come mai driver? Beh, fortissimo, giocherei solo lui senza gamma. È luce, vabbè, e no. Gamma di side perché di main, se qualcuno gioca solo breakboard, non... sì, cioè vai per primo, te la vedi in mano, non fa nulla, abbiamo preferito Veiler anche se meno impact. Mono Pancra perché è spank. Poi tra Twin non abbiamo scelto di giocare Cosmic perché avevamo paura che le persone ci si dassero lancea e così effettivamente... sì, anche contro me me la si date. E contro PK hai abbastanza entrap per far sì che loro non ti chiudano di falce, che è l'unica cosa da cui perderesti. E poi tre anti-spell per quando vai per primo, non tuttora convinto, ma mi hanno convinto i miei compagni di team. E mai pescata, mai vista, solo millata, boh. Però è forte, cioè in generale la carta in sé è forte. E mono riavvio rosso. Perfetto. Per i ringraziamenti ringrazio ovviamente tutto il team, tutti i ragazzi che sono qua dietro di me, tutti i ragazzi di volo del team,
Vernizzi e Dani e Nena che attualmente non sono qua. Mirko c'è? Mirko. Vorremmo fare un saluto da Andrea Militano che ci ha detto Andrea che Drago va tenuto nel raccoglitore. Sì. E a Sacchetti perché Primo non può vincere l'evento. Non posso vincere l'evento. Va bene. Complimenti ancora. Grazie. E al prossimo evento. Ciao. Bella.